La busta di tamburelli, mandri e matte realizzata a cortile continuo diventa un'installazione, un luogo in cui l'opera di tamburelli si incrocia con la mia vita. E difatti, quando ho visto queste mucche, gli ho chiesto il favore di poterle ospitare in questa stalla, dove mia mamma veramente mungeva, e nella stalla, insieme alle opere di tamburelli, ho messo tutte le mie mucche. Quelle di Segantini, le due madri, la mucca dei Pink Floyd, le mucche che Guido Brun ha fotografato e anche una mucca dipinta, questa volta, di tamburelli. E per terra ho messo le foglie di castagno, quelle che servivano da letto alle mucche nella stalla, in modo che calpestate dal pubblico e da chi avrebbe visitato la mostra potesse essere una specie di colonna sonora naturale che accompagnava la mostra. Di Claudio, ho scritto una mail e da lì mi aveva incuriosito, perché dico, uno che ha gli asini, che gira, fa la storia, racconta, mi era piaciuto. Siamo cercati su internet e poi da lì ci siamo conosciuti ed è nato un amore. Un'altra riflessione forte che è emersa è quella del tempo che passa, di come in una generazione le cose sono completamente cambiate. La stalla in cui mia mamma veramente mungeva è diventato uno spazio per una mostra d'arte contemporanea. Io mi ricordo da piccolo queste grandi culoni di queste mucche, queste testone che scendevano giù e mi hanno sempre affascinato, no? E ho sempre avuto questa idea della mucca, di fare le mucche, ma non sono mai riuscito. Devi poi trovare la maniera, come farle, distinguerti anche dagli altri, no? Con il mio stile, eccetera. E un anno, combinazione, sono partite le mucche. E quando io faccio un animale lo eseguo a centinaia, no? Quindi sono partito dalle mucche piccole, in terracotta, e poi sono arrivate a quelle di lamiera, piccole e grandi, fino a fare queste qua piatte enormi da 2 metri e passa, che poi Claudio ha esposto nella sua stalla. Ogni anno, fra gennaio e febbraio, nella stalla di cortile continuo si raccontano le storie, come si faceva una volta. Quest'anno in più c'erano anche le mucche di tamburelli. E quindi la riflessione del racconto è stata intorno al latte, alle madri che ci sono e che non ci sono più, e anche alla natività. Difatti quest'anno nella stalla abbiamo raccontato la natività secondo l'asina.